Siamo con Fabio Spesca, il capitano della Manzoni. Allora, sabato è arrivata un'altra vittoria al tie-break, importante comunque per l'Andria, visto che ci tiene nelle posizioni alte della classifica. Sì, ci tiene relativamente, in quanto diciamo, non abbiamo fatto scommesse come l'anno scorso e 2 anni fa. La permanenza è importante, bisogna far crescere questi ragazzi, visto che la squadra è molto giovane, a parte me e qualcuno che è rimasto dell'anno scorso. Sabato ti abbiamo visto un po' trascinare appunto i ragazzi, incitarli, soprattutto nel terzo e nel quarto set, quando c'è stato un po' il tracollo. Possiamo dire che, in quanto veterano e capitano, sei un po' l'anima di questa squadra quest'anno. Beh, considerando che sono già 2 partite dove partiamo sicuramente bene perché la squadra appunto è giovane e ha molta voglia di fare, purtroppo psicologicamente ci sono dei cali a cui cioè, bisogna sopperire, trascinarli perché il mio impegno quest'anno con la società è proprio questo, di comunque dare una mano a Mimmo per far crescere questi ragazzi perché diciamo che potrebbero essere anche il futuro della pallavolo, visto che c'è qualcuno che anche secondo me è molto promettente. Allora, dicevi appunto del calo psicologico, può essere anche un calo fisico e soprattutto state lavorando in questo senso per migliorare? No, un calo fisico penso proprio di no, perché se comunque arriviamo al quinto set e abbiamo strappato per 2 partite di seguito, un 15-13, un 16-14, nonostante eravamo sotto di 2 punti, penso che fisicamente stiamo lavorando e quindi non penso che sia quello il problema. Il problema è proprio tenere psicologicamente tutta la partita, la concentrazione, visto che mi rendo conto che per i ragazzi non è così semplice. Sabato arriva il Giovinazzo, una squadra anch'essa giovane che al momento arriva da 2 sconfitte e quindi 0 punti in classifica. Come state preparando questa partita? Beh, noi ogni partita la prepariamo non in base, diciamo, a chi giochiamo, noi purtroppo dobbiamo lavorare per risolvere i nostri problemini che momentaneamente diciamo che non è che ci sono. I ragazzi devono soltanto impegnarsi per crescere tecnicamente, poi se ciò che diciamo che nella tecnica viene a mancare meno, insomma. Ci aspettiamo ovviamente, si spera nei 3 punti. Beh, questo sicuramente, noi abbiamo fatto 2 partite in cui speravamo nei 3 punti, poi però purtroppo c'è stato sia nel terzo che nel quarto set il calo. Noi sicuramente aspiriamo alla vittoria, l'importante è insomma, prima vincere, poi se comunque come è capitato nelle 2 partite dovessero anche venire fuori un altro tie break e perderlo, l'importante è comunque giocare bene e insomma, far vedere che la squadra comunque c'è. D'accordo, grazie, in bocca al lupo.